Ora in onda radio show, yo 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 yo. Eccoci qua, benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Cassinesi, ben ritrovati, siamo in diretta, oggi è lunedì 28 febbraio 2022, ultimo giorno del mese di febbraio, domani siamo a marzo pazzerello, prima il sole, poi l'ombrello e poi il sole. Orazio, buonasera, benvenuto al nostro amico Orazio Turturò. Ciao Orazione, come stai? Tutto bene? So che stai guardando la diretta, sai, ti faccio un saluto, non si sa mai. I nostri amici degli operatori Emergenza Radio, li salutiamo anche a loro e facciamo un bel condividi, mi raccomando, la nostra diretta. Allora, di che parliamo oggi, Barone? Abbiamo il Barone qui, buonasera Barone. Buonasera. Buonasera, come sta il Barone? Come sta il Barone? Barone. Direttore, ti devo chiedere la cortesia. Attenzione, attenzione. Quando scrivi sì. Più grande che io, sono andato poco alla scuola. Poco alla scuola, mannaccia la miseria, come scrivi stufa. Più grande, adesso ho finito. Aspetta. L'ho letto tutto il programma. Ho capito, ma il Barone Girasole, lo vedete, è bello qui, raffigurato, come stai? Guarda, ci parlo. Scusa, devo scrivere più grande di quello che già c'è? Eh sì, perché io non,
non ce la faccio a leggere e poi mi sforzo e non trovo al programma. La papà. Allora, per trovarmi al programma devi scrivere un po' più grande. Vabbè, allora, grazie. Questa scrittura va bene? Sì. Così va meglio, vabbè. Sono andato poco alla scuola io. E vabbè, che c'entra? Però ha fatto lo scolpiccinato, ma hai fatto la vita fattizia. Ah, questo sì. Hai fatto la vita fattizia, barone. Questo sì. Oggi com'è andata il pranzo? Al ristorante? C'è, come sempre, di serie A. Che cosa abbiamo mangiato oggi? Spinaci? Quelli di braccio di ferro. Braccio di ferro. Braccio di ferro, spinaci di braccio di ferro. È un grande dolce. E poi un bel babà. Un grande dolce babà. Babà, ragazzi, fatto dalla signora Titti, che è straordinaria. E a poi doppia porzione a me. Doppia porzione, eccoli, eccoli. A me piace. E lo so, e tu sei un babà napoletano, quello. Quello è il babà fatto a Napoli, come lo facevano a Napoli. Noi io a Napoli ho vissuto. A Napoli si faceva così. Così, l'abbiamo fatto stile napoletano. Solo babà. Saluto Piero Cozzoli, Maria Cerfeda, che si sono appena collegate, stanno guardando la nostra diretta, e chi si collegherà e chi condividerà questa nostra diretta. Condividetela questa nostra diretta, noi ci intratteniamo, facciamo due chiacchiere, il barone ci dà una presentazione. Barone, vai con la tua presentazione. Vittorio Cassinisi presenta Radio Show, vai. Buonasera a tutti. Buonasera, barone. Vittorio Cassinisi è qui. È qui. Presenta Radio Show. Con la partecipazione del barone girasole Nicola Cassinesi. Cassinesi 78. Cassinesi. Ricordiamo, Cassinesi. Io sono Cassinesi. Non Cassinese, no. Cassinesi. Io sono Cassinesi, originale. Ulion. Leone è stato ferito. Ulion. Sempre vabbè. Vi raccomando, occhio alla penna, che chi sbaglia fa. Scrivete a buon. Adesso va bene con le scritture, è bello grosso. Più veloce. Avete visto come legge bene? Perfetto. Bene, il benvenuto a tutti quanti voi, anche a Giuseppe Lettini che si è appena collegato. Oggi lunedì, appuntamento dell'inizio della settimana, partiamo con la rubrica dei fatti del giorno del passato. Se volete potete intervenire con che cosa? Con il nostro numero di telefono 347-6215-04 per fare che cosa? Beh, potete mandarci i vostri video tramite WhatsApp a questo numero. Potete mandarci le vostre foto, potete inviarci i vostri comunicati, potete darci le notizie, potete esprimermi come volete. Tanto noi, questa è un'oretta di intrattenimento, un drattians dei chatrani. A proposito, il barone, com'è che facevano prima quando ti davano l'intrattenimento? Un drattian, com'è? Ti davano un biscottino. No, ma io dico come faccio, vedea la patata fatta di un drattian, com'è? Come? Come funzionava? Con lì, lei la fattai. Io la fattai scarpare. Ma tu non volevi fare. Non volevi fare quel lavoro? No. È perché un patrone non picca tra. La domenica. A spacca chiangata. Hai capito che questo è un gioco? Che dava questo la settimana? La lasciai in greco e poi. E tu la lasci vai in greco? Quella fresca. Che da fresca cre. Ci bevo allora. No, però dov'è che andavi di solito? Io andavo a San Michele. San Michele, che è fresca, dicono che è fresca, ma allora, per ciò vai. La messa con lì di Lecco Samkael che è fresca te e te stavo la fada te stavo sempre la fada e cavolo e allora la domenica ma vestiva bella garbata scarpa che lo dice da fuori un tacchetto. Oh, gaga. Sandalette. I sandalette estivi, sì. E beh, e allora? E anche voleva la partiva la mesta. E poi li avevi affetto subito. La vera. Ma scusa, ma l'acqua dove l'avevi presa? A Sandalia. A perché sta stato. Perché dici che lei con Sandalia è più caldo. Non è fresca. Allora, spicci il frame. Ci sta la sera acqua e poi. La spiga della semana, un patro come si chiama un mestre andare a cuore se ci fa buria. Benez, allora te la do il soldo un mestre
La messa che si è detto salvo. Dei. Non chiamate, si può lapidare. Che io ho messo di stone. Ora dovrei andare a feste. Tra la scena. Perché? Si è spaticato. Io leggo la città chiara. E che non ci sia stato caio. Perché? Zabba, la patata si chiude più e poi date la come si sta a fare il mercato. E non mi riuscivo a l'idea di andare alla stazione a chiedere il treno, il primo treno che stava a costa di fare qualche mercato. Proprio mi viene di dire. E dice, io ero parte lei. Dice, domani... Siamo pre-mercato, tu asci? A Cerignola. A Cerignola. A Cerignola. Si può cattare la mano. Vabbè, cospetto, abbiamo detto un sacco di volte. Si è andato alla stazione. E eravamo, passavo il treno, Là c'è Cerignola campagna, Cerignola città. Dove facevamo il mercato. E era quasi alle 10:30. Venne un capo stazione, dice, ma tu che stai a fare qua? Dove devi andare? Dove devi andare? A Cerignola campagna? A Cerignola città. E c'è stato un mercato se c'è degli occhi te. Disse da perché a spizzo come aveva la pulma. Si via noi a tanti riferiti, ma andiamo un fazzoletto che te lo lamo lì. Ah, quando è stata mani e sta cerignolo. E il resto lo sappiamo. Fermiamoci un attimo, barone, adesso rubrica dei fatti del giorno del passato, ovvero la rubrica Accadde Oggi. Buon ascolto e buon divertimento. È lunedì 28 febbraio 2022, la Chiesa ricorda Santo Osvaldo e i santi martiri della peste di Alessandria. La luna è calante, al 26esimo giorno è illuminata al 10%. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «A caval donato non si guarda in bocca». Con il sito accaddeoggi.it vediamo cosa avvenne il 28 febbraio nel passato. Nel 1815 Napoleone Bonaparte rientrava in Francia sbarcando nei pressi di Antibes dopo che due giorni prima era riuscito a fuggire dall'isola d'Elba dove era stato esiliato. Nel 1909 si teneva negli Stati Uniti la prima celebrazione al mondo della Giornata della Donna e nel 1949 l'Italia approvava il progetto di legge Fanfani per costruire case destinate ai lavoratori per l'attuazione del quale veniva costituito l'ente Inacasa. Nel 1953 Francis Crick con James Watson e Maurice Wilkins scopriva la struttura a doppia elica del DNA, una notizia che sarebbe stata divulgata soltanto due mesi dopo. 50 anni fa, nel 1972, per la prima volta in Italia avveniva lo scioglimento anticipato di Camera e Senato, che in quattro anni avevano visto avvicendarsi sei differenti governi. Nel 1998, serata finale per il Festival di Sanremo, vinceva Annalisa Minetti con il brano «Senza te o con te». Nel 2000, per la prima volta, le donne italiane potevano partecipare a un concorso per accedere alle accademie militari. A Modena si registravano 12.000 aspiranti per 155 posti disponibili. Nel 2013, Papa Benedetto XVI lasciava il pontificato, ritirandosi a Castel Gandolfo. E nel 2016, il compositore Ennio Morricone riceveva il premio Oscar per la miglior colonna sonora per il film The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Ed ecco alcune delle persone nate il 28 febbraio. Nel 1783 il patriota e poeta Gabriele Rossetti. Nel 1914 l'imprenditore Carl Zweig. Nel 1940 il pilota automobilistico Mario Andretti e 80 anni fa, nel 1942, il calciatore ed ex commissario tecnico della nazionale italiana Dino Zoff e il fotografo Oliviero Toscani. Nascevano oggi anche il compositore, paroliere e produttore discografico Claudio Mattone, nel 1943, lo sciatore oro olimpico Gustav Töni, nel 1951, la giornalista Carmen La Sorella, nel 1955, la politica e conduttrice televisiva Gabriella Carlucci, nel 1959, l'attrice Valentina Vicario, nel 1973, e l'autore e cantante Dente, nato in questo giorno nel 1976. Inoltre vi ricordo che il 29 febbraio, 230 anni fa, nel 1792, nasceva il compositore Gioacchino Rossini. Bene, era l'ultima segnalazione per il 28 febbraio 2022. Bene. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere sul sito accaddeoggi.it. Ci risentiamo domani.
Bene. Allora, nel frattempo sono arrivati diversi messaggi, come ho già detto, potete inviarli tramite WhatsApp al 347-6215-614. Saluto Giuseppe Laurora, Francesco Porcaro, Franco Capogrosso, Amo Leo, Giuseppe Lettini, Maria Cerfeda, Piero Cozzoli, Orazio Turturro. Guardate la nostra diretta, condividetela e magari esce fuori pure, oltre l'intrattenimento, qualche bella notizia per voi. Dicevo, ci hanno mandato un invito alla cittadinanza per domani alle ore 19 presso la piazza dove è il comune di Trani, dove incontriamoci per dire no alla guerra. Saranno presenti le associazioni di volontariato del terzo settore della nostra città, quindi tra cui ci saranno gli operatori di Emergenza Radio, Croce Rossa Italiana, Misericordia e Trani Soccorso. Quindi a tutte le diciamo associazioni di volontariato facciamo manforte, anzi diamo sostegno e soprattutto diciamo no a questo conflitto tra Ucraina e Russia. Allora, Saverio Dragonetti, buonasera Saverio, si è collegato Saverio. Allora, per questo momento abbiamo anche un'altra notizia, vediamo un po' che cosa ci è arrivato. Ah, ecco qua, ci è arrivato un comunicato direttamente dall'associazione Forme, che adesso andremo a leggervi. Faremo anche vedere la foto, così magari vi diamo l'opportunità a tutti quanti voi di seguire in tempo reale quello che è arrivato. Eccolo qua, la foto è questa, 8 marzo, Palazzo Beltrani. Allora, Forme per le donne presenta la Lucia De Mari, giornalista, e salutiamo anche il giornalista Giuseppe Di Tommaso, il sindaco della città di Trani Medio Bottaro. Insieme poi ovviamente ci saranno i premiati Assunta la Messina, Nancy Dell'Olio, Luca Trapanese, Francesca Magliano, Valentina Zauriuk, Grazia Di Staso, Valentina Zauriuk della comunità ucraina, poi Patrizio Albrizio, Lucia De Palo, Gianni Fratta, Bianca Nappi, ovviamente l'attrice tranese, ovviamente di carattere nazionale, Roberta Gentile, cantante, Mariella Pappa Lepore, Anna Tronci, Greta Beccaglia e ovviamente la Fidapa di Trani. Questi sono gli interventi. Vi ricordo che comunque ci sarà la collaborazione con la Lilt per la raccolta fondi di acquisto cuffie ipotermiche. Ovviamente questi saranno giustamente poi divise per chi sarà presa in considerazione questa iniziativa della seconda edizione del premio Forme. Detto questo, diamo anche spazio alle altre notizie, credo che ce ne saranno degli altri, anche di carattere simpatico, di carattere pure politico, perché no? Un comunicato che ci arriva adesso direttamente dal comitato di Pozzopiano, vado a vederlo sulla pagina Facebook di Trani News, eccolo qua, parliamo della... vediamo un po' della pagina di Trani News cosa ci porta. Allora andiamo a vedere innanzitutto quello che c'è. Allora troviamo la musica, perché bisogna dare notizie e soprattutto bisogna farle ascoltare. Bisceglie, maltrattamenti reiterati nei confronti della compagnia della compagna in manette un 36enne di Barletta. Poi tra i titoli, ieri un blackout che ha messo in disagio ovviamente un sacco di cittadini e un danno d'immagine per la città. Chi ne risponde? I dubbi di Raimondo Lima, che dice ancora un blackout nel fine settimana, il secondo di fila. Ieri il maltempo ha fatto sì che non ci fosse tantissima gente in giro, ma la settimana scorsa Trani era come da consuetudine piena di gente, compresi i locali, perché fu praticamente saltò verso la serata del sabato. Quindi ribadisco il quesito, dice Raimondo Lima del Fratelli d'Italia, che chi risponde del blackout, in particolar modo dello scorso fine settimana, del disagio cagionato a ristoratori ed esercenti nel pieno della loro attività. Il presidente di Amet, nominato da Bottaro, non è tranese, evidenzia, e quindi evidentemente, conclude, non vivendo a Trani forse neanche si rende conto del disagio cagionato ai cittadini e all'immagine della città.
qui conclude la nota. Vorrei aggiungere una cosa: noi avevamo un impegno ieri preso all'ultimo momento, e avevamo preso questo impegno, e la gente purtroppo ha dovuto disdire questo impegno perché mancava la corrente. Quindi anch'io sono stato danneggiato in un certo senso, perché l'impegno che avevo preso non l'ho potuto sostenere. Non parlo di cause, diciamo, dovute al maltempo, perché la mattina avremmo dovuto fare, domenica mattina, cioè ieri, la festa di Carnevale, che poi è stata rinviata domani, che poi non si sa nemmeno se si farà, perché giustamente vedono le notizie meteorologiche non sono del tutto rassicuranti. Ci potrebbe stare. Lì non possiamo metterci, come si dice, la mano sul fuoco e dire no, si deve fare per forza. Magari ci si adatta in una situazione di diciamo a livello chiuso, ma siccome la festa è all'aperto, e quindi necessariamente avremo bisogno di uno spazio e di una giornata, come dire, bella. Si dovrebbe fare domani pomeriggio, se il tempo ci aiuta, dalle ore 16 sino alle ore 19, sempre se il tempo ci aiuta. Ma come abbiamo già detto, come ho già visto dalle notizie meteorologiche, non sono del tutto rassicuranti. Ma io quello di ieri veramente mi sono davvero incazzato, perché alla fine è cavolo, una serata che stavamo a fare, o il sabato, la domenica mi manca la corrente. Ma in questo caso il danno si doveva riparare, sì, d'accordo, si poteva prevedere, si poteva riparare quando, ma non potevi manco capire se era di grande entità. Però per farla mancare più di 2 ore, 3 ore, insomma, ce ne vuole. Quindi alla fine, insomma, qui il danno è stato veramente notevole. Poi ancora, comitato di Pozzopiano va sui disagi della zona di Via Bari, quella famosa strada chiusa ancora, cioè finita ma mai aperta, ancora aperta, deve essere aperta. Quindi c'è una nota dove io vi consiglio di andarla a leggere, perché sulla situazione di stallo in Via Bari è stato già detto, scritto anche il consigliere L'Aurora, è intervenuto, io sono intervenuto più volte dicendo stamoc è ancora una cazzo di rotonda, che ci vuole a fare? Magari ci mettete un trabiccolo al centro, togliete un po' di sporcizia e via, non che piove sul bagnato e via. Allora, sono da 2 anni che ci sono chiusure forzate per intermittenza del Covid, poi rincari delle materie prime, luce, gas, ora arriva anche lo schiaffo gratuito dovuto solo alla negligenza dell'incapacità di programmare di chi è, diciamo, è pagato ad amministrare la cosa pubblica, che dovrebbe tutelare gli interessi di tutti i cittadini. Quindi non c'è mai limite al peggio. Insomma, questa è la nota che sto leggendo del quartiere Pozzopiano del comitato, e io mi faccio altrettanto portavoce. Quindi i commercianti di Via Bari dicono: cosa aspettiamo? È inutile, diamo spiegazioni, ma diamo anche delle soluzioni. La cosa più essenziale è questa. Va bene, allora vediamo un po' se ci sono dei commenti anche in diretta, perché mi piacerebbe anche leggere qualche commento, e soprattutto mi sarebbe anche utile dare un'informazione di carattere, diciamo, generale. Raffaele Torzulli, Savere Dragoletti, Antonio Summa, Antonio Ricciardelli e Aldo Papete, salutiamoli tutti questi nostri amici. E adesso, dopo ancora questa notizia, ecco, questa è la strada di Via Bari ancora chiusa, eccola qua. Praticamente si va solo a un senso unico e basta. Questa dovrebbe essere a 2 sensi, parcheggio, più fruibilità, più velocità, insomma, dai, diamoci la mossa, dai, stiamoci, mettiamo una bella canzone, Barone, facciamo un pezzo direttamente dalla Pampas, arriva la cumbia d'amor, buon ascolto. Cumbia! Nicola Scarda, buonasera. En un solo cuerpo para verte.
Allegro, ci vuole per drammatizzare un po'. Intratteniamoci. Allora, buonasera Enzo Labirinto. Ela, abbiamo in buonasera. Collegamento il Sciurenzo. Ela, Sciurenzo, il saluto dal barone. Il barone qui con me. Contraccambio, ricambio i saluti del barone. Un abbraccio, grazie. Allora, siamo pronti per... hai sentito, abbiamo messo un po' di cumbia, un po' di foxtrot, grazie alla tua selezione che mi hai regalato, e sono contentissimo di inserirle anche nelle serate, nel programmi. Però, come ho già detto ieri, piccolo blackout ci ha, come dire, cagionato la serata di ieri e ci ha fregato quella. Poi domani, maltempo, non sappiamo come va a finire e chissà cosa andrà a fare. Vabbè. Andiamo avanti, stiamo salutando tutti, dobbiamo fare gli auguri. Allora, io aspetta che ti devo sistemare, eccolo qua, perfetto, adesso sì. Enzo, ti sei fatto la testa nuova, ti sei fatto la pettinatina, ah, sei stomato per la garbata, sta bene al come si dice. Erano troppo lunghi i capelli. Lo so. Noi siamo per il pelo corto ma sempre vivo. Sempre ordinato. Sempre aggiustato, sempre sistemato. Allora, dalle ultime notizie ci stiamo un po' imbattendo tra le tante cose, ma oggi divaghiamo, facciamo un po' di divagazione. Intratteniamoci piacevolmente. Di che vogliamo parlare? Non parliamo della guerra perché ne ho fin sopra i capelli e mi angoscia. No, ma la cosa bella è scomparso il virus. Non c'è più il Covid, eh? Non c'è più niente, la gente non parla più di Covid, bastava semplicemente una cosa del genere per cambiare subito registro. Ma io dico, la sì. Comunicazione certe volte fa dei grandi miracoli, eh? Sì, preferivo le comunicazioni del Covid piuttosto che questa. Ma lì, perché... vabbè, se vogliamo essere sinceri, lì stavamo uscendo. Io spero solo che i suoi ministri, generali e così lo prendano e lo sbattono da qualche parte, perché non è possibile una roba del genere nel 2022. Però sai, i pazzi sono sempre io ho sentito imprevedibili. Ho sentito tante di quelle cose che purtroppo è meglio non parlarne, perché poi alla fine stiamo semplicemente amplificando, credo, non dico inutilmente, ma amplificando una cosa che secondo me si poteva risolvere prima ancora che accadesse. Tutto qui. Allora,
giornata ideale per stare a casa oggi, a quanto pare, vista la temperatura abbastanza rigida, Giornata, sì, giornata giusta. Giornata ideale, bene, bene, per bene. Allora, casa, Sì. è giusto. Bene. Abbiamo pensato così, allora mettiamoci, come si dice, tranquilli. Oggi la gente sta solo guardando, mi piace, c'è Alessandro Ferrante. A proposito, Alessandro Ferrante, oggi è il suo compleanno, quindi tanti auguri a te Alessandro, da parte mia, da parte del Barone, da parte del nostro amico Enzo, che comunque è collegato, e da Sesto San Giovanni. Enzo, hai una chitarra con te, hai uno strumento musicale che possiamo fargli gli auguri? No. C'ho la chitarra, ma non la suono più. Non, no, ci voleva, non riesco più a suonarla. Ci voleva una chitarra. Vabbè, allora senti, visto che non l'hai. C'ho l'artrosi alle mani. Come sto fatto? Ti fai prendere, come si, vabbè, allora faccio una cosa, visto Alessandro è un ragazzo in gamba, visto che Alessandro è un ragazzo possibile. In gamba, vediamo se riesco a trovare il suo compleanno, oggi è il suo compleanno, mi hanno detto che hanno fatto un video per quanto riguarda Alessandro con un tanti auguri cantato da Lino Fragasso. Ma non lo trovo Alessandro, io lo volevo mettere. Vabbè, forse l'hanno messo da qualche altra parte, vabbè. Ieri 5-1 il Trani, ha vinto 5-1, bene, bene, benissimo. Bene, bene, bene. Abbiamo avuto un bel risultato, ieri, meno male, anche se... Con chi giocava? Ruvese, con la squadra della Ruvese. Bene, ah. Una squadra che sicuramente... ha fatto il suo gioco, ma contro un Trani che ieri veramente ha dimostrato di essere superiore anche sul campo da gioco, anche perché ieri c'è stata anche la giornata ideale, dopo che il campo è stato da poco sistemato, il manto erboso bello verde, una cosa fantastica. Allora, Alessandro, mi dispiace, non riesco a trovare il video che abbiamo fatto stamattina. Oppure posso fare una cosa? Posso andarlo a cercare sul mio canale YouTube, che l'ho visto da qualche parte. Aspetta, che mo ti sistemo. Allora, dove sta? Vediamo un po' se riesco a trovarlo su questo. Io stamattina l'ho visto, ma possibile mai che l'ho perso di vista? C'era Rino Fragasso che ti ha fatto la canzone, ti ha suonato, come si dice, il tanti auguri. Allora, vediamo un po'. Allora, 3 marzo alle ore 15, Stadio Comunale, Canusium da Canosa ai 16 città di Trani. Bene, bene, bene. Allora, si gioca ovviamente il giorno 3 marzo, cioè quindi praticamente mercoledì, Stadio Comunale per la Coppa Puglia, andata ottavi, benissimo, giornata degli ottavi. Alessandro, dove cavolo l'hai messo sto maledetto? Ma forse l'ha messo sulla città di Trani, non è che l'hai messo sulla città di Trani, che tu sei capace. Vediamo un po' se l'ha messo sulla città di Trani. Non credo, Alessandro, ti hanno messo sulla città di Trani. No, ci sono delle foto, le sto guardando con te, caro Alessandro. Allora, vediamo un po', insieme allo schermo, Alessandro, troviamo Alessandro adesso, vediamo un po' se riesco a trovare questo maledetto video che io... Eccolo qua, Rino Fragasso, vai Alessandro, questo è per te. Rino Fragasso che ti suona... Tanti auguri a te, tanti auguri Alessandro. Eccolo qua, vai Alessandro, senti che bella canzone. Tanti auguri Alessandro, tanti auguri ragazzi. Eccolo qua il nostro Alessandro con Rino Fragasso. Oh, bene, bene. Grazie. Bene.
Auguri Alessandro per il tuo compleanno. Rino il canterino, che abbiamo sempre incontrato alla pizzeria in via vicino alla piazza Scolanova a Tranvecchi, da Tranvecchi. Enzo, tu sei stato in quella zona dove c'è la sinagoga, eh? Ti ricordi dove sei stato, nei pressi della chiesa Scolanova? Sì. Perfetto, perfetto, la sinagoga di Sant'Anna. Auguri Alessandro anche da parte mia, da parte di tutti quanti noi. Beh, abbiamo fatto una cosa carina, dai, tanti auguri Alessandro. Allora, andiamo per ordine. Tu hai qualche festeggiamento in corso, qualche ricorrenza che sta per avvicinarsi? No. Vabbè, no, giusto per sapere, scusa, non capito. Metti che ce l'avevi, io pensavo di doverti accontentare, no? Visto che sta... Allora, proviamo a chiamare Raffaele, vediamo se è disponibile il bambino. Proviamo a chiamare Raffaele, dai, vediamo un po' se riusciamo a tenerlo. Sai che l'altra sera mi ha mandato, l'altro ieri mi ha mandato il buonanotte alle tre e mezza. Di notte o di mattina? Di notte o di pomeriggio? Di notte. Vabbè, è normale. Di notte? Ma se la notte va di bene. Di notte? E lui, quello è l'orario che finisce di lavorare. Lui lavora la notte. Lui è come i panettieri, capito? Tromba la pasta. È un panettiere. Proviamo a metterci in contatto. L'ho fatto, come dire, l'ho chiamato insieme alla tua diretta. Vediamo un po' se riusciamo a metterci in collegamento. Nel frattempo, ascoltiamo una canzone. Io ho visto che tu mi hai mandato ultimamente. Eccolo qua, Raffaele. Buonasera. Oh, Raffaele. Buonasera, Enzo. Buonasera, Vittorio. Buonasera, Barone. Oh, meno male. Una volta tanto che sei stato preciso. Bravo, Barone, saluta Raffaele. Ciao Raffaele. Ciao Raffaele, che devi dire Raffaele? Devi dire una cosa, Raffaele. Quella... Raffaele. Raffaele, senti al Barone. Sì. Sentiamo. Cerchi di manovrare meno il 0-0. Hai capito? Cerca di manovrare meno quello 0-0. Tanto è 0-0. È a vento, capito? È una cosa a vento. Vai, va a vento. Hai capito? Quella cosa a vento là, a tran, quando dice uè, si non cosa a vento, quelle cose a vento tu, cerca di manovrare meno, sennò poi la notte alle tre mandi la buonanotte a Enzo, a quell'ora si fa. E tu ridi, e noi ridiamo qui, noi stiamo a piangere che qua tu mi combini sempre pasticci. No, sbaglio, mandate una parte. Mando da un'altra parte, quello è l'orario, però ho capito. Va però. Bene, va bene. Comunque, va bene, non c'è problema. Tanto io la sera lo metto in mute. Meno male, Enzo, che lo metti a mute. Sì, hai capito? Meno male che lo metti. Senti, allora, visto che ci siamo, la canzone la dedichiamo a Raffaele. Indovina che canzone è? A mano. Questa è tutta per Raffaele. A mano. Dedicata per Raffaele. Ho capito la canzone. La canzone è per te. Buon ascolto, Raffaele. Vai. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto il dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza. E a mano mi perdi, ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più bella e non come adesso.
dramma e gelare per crescere un fiore da questo mio amore per te. Io vorrei proprio sentire Raffaele cantare. Ciao Umberto, salutiamo Umberto e Alessandro. Poi mi può vedere, ce l'ha questo brano. Lo stesso sorriso che vento crudele che aveva salvato e torna fedele. Amore, 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 amore. A mano da scegliere, Raffaele. Mano, mano a mano. E noi ci diamo la mano, a mano a mano, allora, per camminare. Mano nella mano, cosa nella mano, mano nella cosa. Bene, allora, se questa canzone vi è piaciuta, ditelo nei commenti, noi siamo qui che aspettiamo anche il vostro parere, perché no, perché no. Mi raccomando, non siate catastrofici, noi ci divertiamo, lo facciamo giusto per stare insieme, per intrattenerci, per metterci un po' di musica. Senti Raffaele, ma tu per caso oggi hai fatto qualcosa di strano, di diverso da quello che fai normalmente? Così magari ce lo racconti. Come dirti, andare con Mary? Vabbè, quello l'abbiamo capito, lo fai sempre, quindi non è una cosa strana, non è una... No, una novità, c'è una novità, qualche novità, hai fatto qualcosa di diverso oggi. Per esempio, non so, sei andato a fare una passeggiata sul Fortino oggi che pioveva, per farti dire una, no? Oppure ieri... No, la passeggiata ce la siamo fatta dalla casa al bar. E vabbè, quello non era passeggiata. Poi è venuta ciao. Vabbè, allora non interessa. Benedetto, magnifico, buonasera. Ehi, Vittorio. Dimmi. Vittorio. Dimmi. Per caso c'hai a Vittorio tu? Chi è Vittorio? Vittorio chi? Mo, Vittorio chi? Questo cantante. Vediamo, vediamo. Si chiama il titolo sì. O Monaco. Vedi? Monaco. Monaco. Vittorio D'Alessi. Che belle canzoni che ci sono. Mo le devo proprio sentire. Se si chiama Vittorio. Vittorio D'Alessi. O Monaco. Vabbè. Proviamo a sentire. Proviamo a sentire. Mamma Gesù balla, ma perché? Glielo posso contare. Umane che sentito sottanino lo face. E la mamma che le cria. Aspetta, sentiamo. Voglio sentire perché mi ha incuriosito questo Vittorio Alessio. Vittorio Alessio o Monaco, mo sentiamo. E cosa canta? Sentiamo questo Vittorio Alessio. Versione originale, attenzione. Sperando di non violare il copyright pure con sta canzone, non lo so. Ma vabbè, mi è molto strano sto fatto, però ascoltiamola. E vai! Figlia, ma esce un palle, mamma non bozza, sì. Figlia, perché, ma io non bozza con i pari. Figlia, ma che te manca, ma manco la CP. Io Monaco sentetto la cettina la pace e la mamma tutta via e la vera figlia inganna ca signorita che bella figlia è mia da chi sa chi e se so sa mezzi ur ne se botto puro ior e mentre
Bizza, ah, bizza, bizza, tabu, parola, coppa, tabu, parola, coppa, tabu, puri, la bizza, ah, bizza, bizza, ah, bizza, bizza, tabu, parola, coppa, ah, bizza, niente più. Piace. Buonasera Gianni. Chi va canta una canzone che la faccio consumare. Questo è tutto il CD, attenzione. Venite ma trovo sto tanto triste. Per la vista. L'aria buona non va poi. Amora, ma carina. Cus vuole stare la bomba d'ossigeno a Candè. Nel mio amore, cosa farò per conquistarle il cuore? Meglio Aldo Papete, meglio Aldo. Ciao Aldo. Sola. Sola. Il cuore mi batteva a mille all'ora. Allora. La porta sta sull'altare sotto braccio insieme a te. Quando vedo triste stanno su coraggio vedo. Sio malone su da bianco ma con chi da bobiglia. Sio malone su da bianco ma con chi da bobiglia. Buonasera a tutti i nostri amici. E questa è te piaciuto, sentiamo qualche altro. Fai la figura del mondo, se te la piglia rincanzai, dico ma te la rosa. Se te la pigli troppo brutta, poi ti rimane la bocca asciutta. Se te la pigli troppo bella, dico a parte molto c'è. Ogni modo, ogni maniera, vicchia e guai alla mogliera. Ogni modo, ogni maniera, vicchia e guai alla mogliera. Signore Caldonca questo, e o signore Caldonca questo, tu vire che teatro sta mamma con suo padre, ci manco con Gelpino per cantare, che o rosso quando vera rossa, la vela rossa, ah ah, che o rosso quando vero rossa, la vela rossa. Enzo si è scaldato Raffaele. Mamma nata un biglietto, la figlia da porchiere dell'invento, mi dice che non è felice, e calore con me fa pace, ma io mi sto costando la libertà, la vita, e per la vita mi lascio. Che lalla! Un saluto agli sponsor. Ciao Gianni, grazie. Cara mamma. Sento la voce di mamma. La mia donna di allora. Cica cica bum, cica cica bum, cica cica bum. Poi Raffaele mi devi dire tu questa cassetta dove l'hai trovata, chi te l'ha data, come sei riuscito ad averla, mo me lo devi spiegare. Allora, mo te lo spiego. Vittorio D'Alessio, D'Alessio, Vittorio, avvenuto in radio, avvenuto. Ha portato questa cassetta, avvenuto. Poi venne un altro in radio. Sì. E porto quest'altra cassetta. Chi altro? Peppino Di Benedetto. È tu, che è questo. E allora qua siamo veramente alla grande, alla grande. Bene, bene, mi fa piacere, mi fa piacere. Proviamo a vedere. Pure qua ci sono bellissime canzoni. Oh, Peppino, Peppino, com'è che si chiama? Com'è che si chiama, scusa?
Peppino di Benedetto. Peppino di Benedetto. Mamma mia, ecco. In arte Totò. In arte Totò. Totò. Ah, e allora. Ah, in arte Totò. Aspetta, Totò. Aspetta, aspetta. Ecco. Aspetta. Va Totò. Bene. Allora io. Che bella maglietta. Umbe. E io pago. E io pago. Enzo, se devi andare, tu vai tranquillo, lasciaci, sì. Lasciaci campo libero con la. Dove l'hai presa? Da Jasmine con la maglietta? L'ho presa da Isabel. Isabel, sì. Isabel, via Postumia numero 2 a Trani, con telefono 0883 99. Aspetta che non me lo ricordo bene il numero, fammelo vedere di trovare. Lo stai. Isabel, dove sei? Sei qua, ok. Ripeto il numero 0883 955 994. Va bene. E Isabel si trova in via Postumia numero 2 a 3. E io pago, da Isabel. Io pago. Poi salutiamo Bianco Yogurt Caffè, creperia, yogurteria in piazza, in via Ogni Santi, nei pressi di piazza della Libertà. E poi ovviamente Lose By, l'SRLS, che ovviamente troveremo, noi ci auguriamo di domani stare insieme. Allora, Raffaele, Enzo ci lascia, adesso è il momento di fare tanti auguri di buon compleanno. Saluto, un grosso saluto al barone. Barone, saluti. Grazie. Saluti, anzi, credo, ciao saluti. Barone, buona serata. Saluti. Buona serata, Enzo. Ciao, buona serata a voi. Ciao, buona vita. Ciao. Grazie. Buona cena. Allora, noi naturalmente, grazie, grande Pinuccio Leone, carissimo amico di sempre, ovviamente stiamo parlando di Isabel, e adesso è il momento di fare tanti auguri a te, gli auguri di buon compleanno, naturalmente siamo pronti per mandare i nostri auguri ai nostri festeggiati. Abbiamo detto che è il compleanno di Alessandro e ovviamente non possiamo non fargli da capo gli auguri, e insieme agli auguri di Alessandro siamo qui per fare anche la sigletta. Raffaele, sei pronto con la sigletta? Ecco a voi gli auguri, vai Raffaele. Gli auguri di buon compleanno. Ladies and gentlemen, Vittorio Cassinesi presenta Radio Show. Io. Condotto da Raffaele, con la partecipazione del barone Girasole, in arte Nicola 78, il mitico. Ecco a voi gli auguri di oggi. Bravo, gli auguri di oggi sono tantissimi. Ladies and gentlemen, Vittorio Cassinesi presenta Radio Show. È partita una doppia presentazione, va bene. Allora, tanti auguri di buon compleanno a oggi i nostri amici che festeggiano, sono tantissimi. Partiamo con Alessandro Ferrante, che è il suo compleanno. Tanti auguri, caro Alessandro. Il compleanno anche a Carla Ciccarelli. Tanti auguri a Vito Antonio Caputo, Antonella Curci, Leonardo D'Avanzo, Francesco Di Palma, Raul Antonelli, Celeste Ricatti, Massimo Di Cugno, Grazia Allegretti, Gianluca Napoletano, Nicola Scarda. I compleanni recenti di qualche giorno fa, anche quelli di ieri, erano Salvatore Cartago, Stefano Ricci, Giuseppe Curci, Cristina Leccese, Sergio Pellegrino, Ilario Azzolini, Valentina Pierini, Antonio Curioso, Giorgia Precchiazzi, Sara Di Liddo, Antonio Lo Sapio, Maurizio Galantino, poi ancora Stefania Caselli, Ivano Sibillano, Anna Imparato, Rosa Forni, Cosimo Di Giglio, Fabri Petruzzella, Luca Mancini e Savino Porcelli. Tanti auguri. Allora, io, se volete essere fatti gli auguri, basta che voi vi iscrivete ed è gratis ai miei canali, sia quelli di Facebook, sia quelli di YouTube, sia quelli di Instagram. Insomma, se volete potete anche intervenire tramite WhatsApp al 347 6215 614, come hanno fatto i nostri amici. Per esempio, Giacomo Ristano ci sottolinea che sabato 5 marzo saranno al Clicché.
al Clique in via Giovanni Bovio a Trani con la Billiard Rock and Roll Band con un loro live. Bene, 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 ciao Giacomo, un saluto, un saluto anche ai nostri amici che propongono anche domani giornata di neve. Oh caspita, ma non mi pare che domani la mascella ma stenda a casa Raez. Sentiamo il commento che ci ha fatto il nostro amico Francesco. Vai Francesco, state a casa che domani fa freddo, nevica. Protezione civile ha diramato la, l'allerta meteo e quindi noi naturalmente a partire da questa notte per la giornata di domani potrebbero, e quindi si usa il condizionale, verificarsi delle nevicate anche sul nostro territorio. La sezione regionale della protezione civile ha diramato infatti un'allerta meteo gialla su diverse aree della Puglia, tra cui quella centrale adriatica comprendente Trani, per rischio neve dalle ore zero, cioè da mezzanotte di martedì 1 marzo fino alle successive 20 ore. Quindi Raffaele, domani se va freddo stai a casa, zia Sen, prendi il raffreddore, più ciao Murv, mi raccomando, va bene, fai il bravo bambino, fai il bravo bambino. Poi mi hanno mandato una foto, vediamo un po' la foto che mi hanno mandato, ve la faccio vedere su WhatsApp, me l'hanno appena inviata. Vediamo se riusciamo a farvela vedere adesso in tempo reale. Eccola qua. Michele Bari mi ha mandato questa foto e dice: affittasi casa a 15 minuti dal mare, se si inciampa a 2 minuti. Naturalmente l'immagine della foto è molto simbolica e altrettanto molto curiosa. Eccola qua. Se si inciampa veramente per la scalinata, arriva come un spaccato fino al mare. Va bene, va bene. Complimenti a Michele Bari, come sempre amico della nostra trasmissione. Ieri il nostro Savino Di Leo è andato a farsi la festa dove ovviamente ha presenziato come carnevale. Ah no, scusami. Vabbè Savino, non ti offenderai mica. Tanto è carnevale, c'era vicino a lui Batman. Bene, bene, tanti saluti al nostro Savino Di Leo. Poi vediamo un po'. Raffaele Ricciardelli mi manda un comunicato di un cane, pastore tedesco, Gea si chiama, microchippata da via di Gennaro a Trani. Chi la vedesse per favore ci avvertisse, il numero è 379 1768279. Ovviamente noi vi chiediamo, qualcuno di voi se l'ha visto, se venite diciamo a conoscenza di un cane che vedete per le strade che vaga così senza nessuna meta e lo riconoscete in questa foto. Ecco, ve lo faccio vedere meglio, eccolo qua, si chiama Gea ed è anche microchippata, quindi mi raccomando chiamate il numero che vi ho ricordato. Poi a Bari sempre Raffaele, oggi ti sei proprio dato da fare Raffaele, a fare informazione, bravo bravo, sei stato utile. Emergenza Ucraina a Bari, l'associazione Italo-Ucraina di Puglia e Basilicata allestito in via Carulli al civico 67 un punto di aiuto umanitario ufficiale per la raccolta dei beni di prima necessità, medicinali, coperte, alimenti, lunga conservazione da consegnare agli ucraini rifugiati al confine con la Polonia. Il carico partirà venerdì prossimo, il punto di raccolta è aperto dalle 10 alle 13, dalle ore 16 alle ore 19. Ovviamente a Trani, ricordiamo, sono stati allestiti diversi punti di raccolta. Uno è in via Gioia 6, Emanuela Calò, da lunedì e martedì dalle 10 alle 3 alle 16, poi l'associazione Il Caro dei Guitti presso la Croce Bianca, domenica dalle 18 alle 20 e lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12. Quindi anche domani fino alle 12 potete andare dalle 10.30. Poi Nicola Ventura in via Nicola De Loggero, numero 75, da lunedì e martedì dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20. Va bene? Si richiedono bendaggi diversi, rigenerati, tamponi, lacci emostatici, polvere emostatica, bende occlusive, antinfiammatori, antidolorifici, aghi per decompressione toracica. E ancora, siringhe, flebo, pomate, perustioni, teli portaferiti, tubi nasotracheali. Queste sono le necessità. Poi vediamo un po'.
qui abbiamo un video che ci ha mandato stamattina Enzo Labirinto, lo vorrei vedere con voi, eccolo qua. Detto questo dico gratis che Putin è uno dei migliori uomini di governo che ci siano in questo momento sulla faccia della terra. Questo Salvini qualche tempo fa, vabbè, lasciamo il tempo che trova anche alle considerazioni, non abbiamo risorse né tantomeno stiamo qui a commentarle. Poi la storia, diciamo, di Via Bari, il quartiere di Pozzopiano risponde ancora disagi. Antonio Totò Cosmai salutiamo, salutiamo Rossella Delia, salutiamo Giuseppe Ferrara, bentornati anche a voi. Nicola Pansitta, Nico Orlandino, il figliolo del caro Franco Orlandino, e poi ancora tutti gli amici che ogni giorno con un nuovo inizio per fare un bel respiro si comincia con un buongiorno. Va bene, allora tutto questo naturalmente noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima occasione. Prima di chiudere, il nostro Raffaele mi ha detto che ha cercato un cantante. Come si chiama? Di Benedetto? Peppino Di Benedetto. Peppino. Il brano. Ci sono belle canzoni. Belle canzoni. Sentiamo le canzoni. Belle canzoni. E che sei, la Marzucca. La zia Minichina, per canzone. La Marzucca dei vent'anni. Ah, la Marzucca. Marzucca. La Marzucca di vent'anni. Mamma mia, la Marzucca. La Marzucca dei vent'anni. Peppino Di Benedetto, mamma mia. Di vent'anni. La Marzucca dei vent'anni. Vabbè, vediamo un po'. Vediamo se... La cantava Totò. Quando hai vent'anni qui ci vuole una mogliera. A sto punto sentiamo quello di Totò, preferisco. Sentiamo Totò e ci salutiamo con questa canzone, dai, dal film Totò, San Giovanni decollato. è bello, sì, infatti è vero. Va bene, dai, Peppino Di Benedetto, la mazurka dei vent'anni, ascoltiamola e noi naturalmente vi salutiamo con questa mazurka dei vent'anni. Vi ricordiamo l'appuntamento sempre e comunque, se volete, sia su YouTube che su Facebook, lo trovate a vostra completa disposizione. Ciao Raffaele, buona serata. Ciao Barone, grazie. Ciao Barone. Buona serata. Cresce la gioventù, crescono piano piano i baffetti all'insù. Nasce così l'amore, se lo coltivi tu. Cresce come un bel fiore ogni giorno di più. Dirolella, dirolella, cresci anche tu. Quando hai vent'anni ti ci vuole la mogliera per aumentare la famiglia di papà. Chi cerca trova, puoi trovare una pantera, ma se sai fare, una pecora sarà. E gira e rigira, non so, ti sospira, di se ne va. Non fare il pignuolo, poi rimani solo con le mani in mano. Quando hai vent'anni ti ci vuole la mogliera, con il pelo viene il vizio, ma lo sposalizio non ne verrà. E voilà. Ciao ragazzi, buonasera, arrivederci alla prossima, grazie a tutti. Vittorio Cassinisi Barone ha presentato Radio Show. Vai con la presentazione. 3, 2, 1 e vai con la quadriglia. Buonasera a tutti. Auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Show. Ha presentato Vittorio Cassinisi con la partecipazione del Barone Girasole. Buonasera a tutti, auguri e occhio alla pelle. Arrivederci alla prossima. Ciao, state bene. Yo. Ciao Raffaele, alla prossima. Ciao.